Adesso, allora, avete messo a segno il primo obiettivo grande della stagione, avete raggiunto questa finale, adesso comincia la post-season, cominciano i playoff contro Piacenza. Come arrivate dal punto di vista fisico e mentale a questo appuntamento? Siamo molto contenti sicuramente che siamo in finale. Non so, hanno detto che in 15 anni è la prima volta che Modena è ancora in finale di Coppa Europea e siamo molto contenti, molto carichi per anche per playoff, no? Perché è un bel boost per noi per le prossime partite contro Piacenza, che è una bella squadra. Ecco, hai parlato di boost per voi, loro invece sono usciti al Golden State. Pensi che potrebbero risentire di questa sconfitta oppure al contrario, potrebbero essere caricati alla ricerca di una reazione? Ah, sicuramente pensano loro, no, questo non io. Noi siamo contenti che non giochiamo contro loro 2 settimane consecutive, sempre anche in Europeo, anche in playoff, così un po' anche testa più libera. Però cioè, 3 giorni non c'è tanto tempo per pensare, giochiamo subito e noi siamo pronti. È una squadra forte, Piacenza lo ha dimostrato vincendo la Coppa Italia, però voi potenzialmente avete il fattore campo nella gara decisiva. Quanto può pesare il Palapanini? Sicuramente non è facile. Piacenza è una squadra con grandi nomi, anche grandi giocatori, che quando gioca veramente molto, molto, molto bene. Non è facile, però siamo pronti per questo. La trasferta è stata bella, gioiosa in Polonia, però vi ha portato via delle energie. Come state fisicamente? Ah, sì, un po' difficile perché giochiamo subito contro Piacenza in 2 giorni, però quando vai in finale cambia, sei in testa molto, molto carico. E nella partita di Belchatov avete anche sfatato la maledizione del tie-break. Eravate già qualificati, ma ci tenevate a vincerlo quel tie-break. Sì, finalmente primo tie-break da stagione, anche con i nostri altri giocatori, sì, era molto, molto bello. Sì, speriamo che anche in playoff vinciamo il tie-break, no?